Thank you.
Signora Nunzia! Oh, tu, che vuoi? Non temete, me ne vado subito. Ditemi soltanto se c'è vostro figlio Turiddu. Sì, qui viene a cercarmi mio figlio Turiddu. Non c'è. Ah, signore Benedetto. Lo sai che nei vostri pasticci non voglio entrarvi? Ah, signora Nunzia, non mi vedete la faccia che ho? Fate come Gesù Cristo a Maria Maddalena. Ditemi dove è vostro figlio Turiddu, per carità. E andate a Francofonte a prendere il vino. Non è vero. Ieri sera verso le 10 di notte era ancora qui. Ma che viene a dirvi? In casa non è tornato stanotte. Entra. No, in casa vostra non posso entrarci, signora Nunzia. Parla, dunque, che sai di mio figlio Turiddu? Non gridate forte, signora Nunzia. Che cosa è successo a mio figlio Turiddu? Non lo so. Dove è stato questa notte che non è tornato a casa? Ah, signora Nunzia, che chiodo c'è qui dentro nel mio cuore. Dunque, lo sai dove è stato Turiddu? Auguri a tutti, buona Pasqua. Che ne avete ancora di quel vino buono a sei soldi? Fate a vedere, Turiddu doveva portarlo oggi da Francofonte. Vostro figlio Turiddu è ancora qui, l'ho visto stamattina. Ditemi, non è il berretto rosso da bersagliere? Intanto andate a vedere se ce n'è ancora. Si capisce che sei di casa ormai, compare Santo. E siete venuti a fare la Pasqua con vostra moglie Lola, compare Alfio? Sì, a me era la festa principale, cerco di trascorrere la sera. Il carnevale fallo con chi vuoi, Pasqua e Natale falli con i tuoi. Purtroppo il mio lavoro è di fare il carrettiere e sono sempre in viaggio, di qua e di là. Compar Alfio, questo vino è meglio di quell'altro. Me lo direte poi quando l'avete bevuto. Buon provi faccia. 18 soldi. Ora a controllare le bestie. E vado a dire a mia moglie che sta suonando la messa. 18 soldi. Sì, ho capito. Lasciatemi contare i soldi. E 18 a voi, buon provi faccia. Oh, compare Turiddu, ma dove l'avete vista mio figlio Turiddu? L'ho visto dalle mie parti là, mentre non andavo a casa mia. Egli correva come se avesse freddo e non si accorse di me. Volete che ve lo mandi se l'incontro? No, no. Allora vi auguro di nuovo una santa parte. Perché mi ha fatto signori star zitta? Ah, cosa gli salta in mente? Ah, signora Lola. Non mi dite che Turiddu... Con Lola, la moglie di compar Alfio. Sì, sì. Come farò adesso se Turiddu mi abbandona? Oh, povera me. Cosa viene a dirmi? No, non può essere. Ti sbagli. Compar Alfio si sbaglia anche lui. E poi ci sono tanti che hanno il berretto rosso da bersagliere. No, non si sbaglia compar Alfio. Era lui, Turiddu. E come lo sai? Lo so. Prima di andare soldato, compare Turiddu era fidanzato con Lola. Beh, poi al suo ritorno la trovò maritato con compar Alfio e si mise il cuore in pace. Ma essa no, essa non se lo mise il cuore in pace. E come sai quest'altra cosa? Lo so, che si affacciava ogni volta quando lo vedeva di passare dinanzi la mia porta e me lo rubava con gli occhi quella scomunicata e cercava di attaccare discorso con lui anche. Compare Turiddu, che ci venite a fare da queste parti? Non lo sapete che non ci fu la volontà di Dio. Ora lasciatemi stare, che sono di mio marito. La volontà di Dio era per tentarlo. Egli si metteva a cantare sotto la mia finestra per far dispetto a lei, che si era maritato con un altro. Tanto è vero che l'amore asfittico non si scorda più. Io, come lo sentivo cantare, quel povero cristiano, sembrava che il cuore mi scappasse via dal petto. Ero pazza, sì. Come potevo dir di no quando egli mi pregava? Apri, Santuzza, se è vero che mi vuoi bene. Come potevo? Allora gli dissi, sentite, compare Turiddu, prima giurate innanzi a Dio. Egli giurò. Come lo seppe lei, quella mala femmina diventò gelosa a morte e si mise in testa di... rubarglielo. Gli cambiò Turiddu di qua a qua. Egli nega perché gli faccio compassione. Ma d'amore, non mi ama più. Ora che sono in questo stato, che i miei fratelli, quando lo sapranno, mi ammazzano con le sue mani stesse. Ma di ciò non mi importa. Se Turiddu non volesse bene a quell'altra, morirei contenta. Ieri venne a dirmi, addio, vado per un servizio, con la faccia tanto buona, signore. Com'è possibile avere ancora il tradimento di Giuda con quella faccia? Più tardi, una vicina che veniva per il filato, mi disse di aver visto Turiddu lì, dalle nostre parti, sull'uscio di Lola. Oh, figlia di Dio, cosa avevi a raccontarmi la santa giornata che è oggi? Ah, che giornata spunto oggi per me, signora Nunzia. Senti, va a buttarti i piedi del crocifisso. No, non posso andare in chiesa. Le funzioni sacre non voglio perderle anch'io, però. Voi andateci, che vi terrò d'occhio la bottega. Non temete, non sono una ladra. Ma che
che cosa vuoi fare? Non lo so, l'aspetterò qui con una poveretta che chiede l'elemosina. Qui, in casa mia. Non dubitate, in casa non entrerò. Non mi scacciate anche dalla porta, signora Muzza. Se volete fare come Gesù Cristo, che andate in chiesa a pregare, lasciatevi qui, vi dico. Lasciate che parli con lui quest'ultima volta. Oh, signore, pensateci voi. Sinora, grazie a Dio, cadere al collo non ne ho. Cosa vuoi dire? Intendo che sei una matta
patria con questa gelosia senza motivo. Che colpa ho io? Vedi come sono ridotta. Lola è meglio di me, lo so. Ha il collo e le mani cariche d'oro. Suo marito non la fa mancare nulla. E la tiene come la Madonna sull'altare, quella scomunicata. Lasciala stare. Vedi come la difendi. Non la difendo. Non mi importa se suo marito la tiene come la Madonna sull'altare. Quello che mi importa è di non passare per uno che non è padrone di fare quello che gli pare e piace. Questo no. Tardi arrivate, ma vostra moglie ci è andata per voi con Turiddu. Cosa vuoi dire?
Dico che vostra moglie va in cielo carica d'oro, come la tua donna sull'altare, e vi fa onore, compar Alfio. Oh, a te che te ne importa? Me ne importa per voi, che mentre girate il mondo con il vostro carretto a buscarvi il pane, a comprare dei regali per vostra moglie, essa vi adorna la casa in un altro modo. Cosa hai detto, compare Sandra? Dico che mentre voi siete fuori, all'acqua e al vento, vostra moglie Dola vi adorna la casa in malo modo. Per il nome di Dio, compare Sandra, questo è un viola di mia macchina. Ti faccio uscire prima dal naso. Non sono ubriaco, compar Alfio, e parlo con ragione. Senti, se la verità che mi hai detto, allora ti ringrazio e ti bacio le mani come se fosse tornata la stessa dal Camposanto. Ma se meriti, per l'anima dei miei morti non ti lascio gli occhi per piangere, a te e a tutta la tua famiglia. Piangere non posso, e questi occhi non hanno pianto neppure quando hanno visto lui, tutt'oggi e di l'onore, andare da vostra moglie Lola. Quando è così ho capito lui. E ti ringrazio, compare Sandro. Non mi ringraziate, compar Alfio, che sono una scellerata. Scellerata non sei. Scellerati sono coloro che ci mettono questo coltello nel cuore, a te e a me. Che si ti spaccasse il cuore, davvero. E ancora non sarebbe niente. Ora, se vedi mia moglie che mi cerca, dite che vado a pigliare il regalo che sono un paio di lì. Via, oggi che è Pasqua.
mi fate il muso lungo anche voi. Vi spiegherò più tardi. Vedete gli amici qui che aspettano? Pago io come denaro. Chissà quante ne avete fatte di queste galanterie quando eravate laggiù soldato. Si vede che ci sapete fare. Ma che donne, io la testa l'avevo sempre qui al mio paese. Questa poi, andate a contarla a qualche altro. Parola mia, comare Roma. I bersaglieri, sapete bene, sono come i miei, queste donne. Con quelle piume, bel moretto di qua, occhiali che volevano dire dall'altra parte. Ma io non ero come quelli che, come dice il terzo, entrano dagli occhi e stanno dal cuore. Oh, gli uomini, chi li crede? Dite le donne piuttosto. Che prima vi fanno mille giuramenti e poi con un povero diavolo se ne andato lontano, che il cuore l'ha lasciato via e la testa anche, e non mangia e non dorme più, pensando sempre a una cosa, tutto a un tratto gli arriva come una schioppettata la notizia. Sai, la tale si marita, come se vi pigliasse un accidente. Voi ci credete? Ci credete che quando sono laggiù, in mezzo alle altre donne, pensano sempre a una cosa e non le guardano neppure? Secondo me si mettono il cuore in pace con la prima che incontrano. Scusate. Di quello che ci è rimasto, colpa sua. Voi, madre, che non ne volete? No, non ne voglio. È in collera perché so io, vecchi benedetti, che non sognano lamentare di quello che hanno fatto più di tutti. Alla vostra salute, ora. Voi, comare, oggi dobbiamo uccidere la malinconia con un po' di musica. Avanti, incominciamo a suonare. Thank you.
qua del palazzo. Venite a bere alcuni filetini insieme a noi. Alla nostra! E alla vostra salute! Accedete anche un paio di turini, ma del vostro vino non ne voglio, perché mi farebbe veleno. A piacere vostro! Che avete, devo andarmi qualche cosa con Paraschio? Niente, quello che volevo dirvi già lo sapete. E allora sono qui, ai vostri comandi. Ma che volete dire? Se volete venire qui fuori un momento, potremmo parlare di quell'affare. Aspettatemi alle ultime case del paese, che entro in casa in un momento a pigliare perché mi serve. E sono subito da voi. Forza avete fatto? Forza avete fatto, un paio di lì. Vuol dire che avete buone intenzioni. Questa si chiama parola di giovane d'onore. Oh, Vergine Maria, dove andate, Alfio? Che te ne importa? Meglio sarebbe se non tornassi. Sentite, comparato, quante per Dio so di avere fatto. E mi lascerei scannare da voi senza dire nulla, ma un debito di coscienza, con santuzza, perché sono stato io a metterlo in questo guaio. E quante per Dio vi scannerò come un cane, per non lasciare quella poveretta in mezzo alla strada. Va bene, voi fate come meglio credete. Oh, Turitu, anche tu mi lasci in questo stato? Non ho più nulla da fare con voi. Adesso è finita per noi due. Non avete visto che ci siamo abbracciati e baciati per la vita o per la morte con vostro marito? Oh, madre. Che c'è ancora? Vado per un servizio, madre. Non ne posso fare a me. Anzi, datemi la chiave del cancello che sto dal rotto per farvi il peso. E poi, madre, abbracciandomi, come quando parti soldato, che credevate che non tornassi più. Abbracciandomi, più forte, che oggi è il giorno di Pasqua. Ma che fai dicendo? E dico così, come padre il vino, che ne ho bevuto un bicchiere di troppo. E vado fuori a far quattro passi per dare aria al cervello. E se mai io non tornassi più, mi raccomando, santa, che è sola e non ho più nessuno a me. Se casomai non tornassi più, fate la madre a santa. Stati bravi veramente, piccolissime disfunzioni che dobbiamo perdonare. Un altro applauso. E ora non abbiamo molto tempo per parlare, però la preside la dobbiamo chiamare per un piccolo saluto. Nel frattempo che viene la preside per un saluto, togliamo tutto quello che si può togliere, perché ci sono i ragazzini delle terze elementari, togliamo loro, primarie, dalla primaria di Brolo, che aspettate ragazzi, fateci sistemare tutto e poi salite.
che guidati da Alice hanno preparato un bel palletto, un saggio di fine anno. Sì. Con questo progetto musicale la Cavalleria Rusticana giungiamo al termine e c'è l'altro, se oggi è il tuo ultimo giorno di scuola, quindi diamo anche, come dire, l'addio all'anno scolastico. Voi mi pare che siete di terza quasi la maggior parte, in buona parte siete di terza, quindi dovremo ancora qua per gli esami, mi raccomando, queste siete così come siete state brave, perché so che avete preparato questo progetto in poco tempo, allo stesso modo dovete essere bravi per gli esami, va bene ragazzi? Ringraziamo anche il vostro professore, il professore Taccacciolo, il nostro esperto, del progetto, il maestro Favano, ma ringraziamo anche l'elettricista, tutti gli operatori che ci hanno aiutati, insomma, ad allestire questo spettacolo. Adesso abbiamo preso un altro canto e subito dopo prego di non allontanarvi, perché abbiamo anche i ragazzini della terza primaria che faranno un piccolo saggio finale accompagnati dalle loro insegnanti e da Alice. Quindi grazie a tutti e buon pomeriggio. La 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 la
jam time. Come here, little kitty, on my lap. Guess who's back with a brand new rap? And I don't mean rap as in a new case. I'm time investigating and accusing. No worries, Papa's got a brand new bag of toys. Put it on the dance floor, the TV put my boom on. And it's cool if you let the phone go. Nobody's gonna know who here. Give a little poke, poke, it's okay. It's my city, just skip. And everyone just heard you let one rip. Now I'm gonna make you dance. It's your chance. Everything looks like it's 8 Mile now. The people's like an ever kind of dude. Just never step back to reality. Look, it's me, Rabbit. Who's gonna meet the cat? I'm a grown man. I'm Slim Shady, yes, I'm the real Shady. All you want the Slim Shady, so just imitate. So walk the